Un ritorno in grande stile per gli Articolo 31, esattamente a 31 anni dal loro esordio nel panorama musicale italiano. In uscita il 10 maggio il nuovo album Proto Maranza, 16 brani arricchiti dai duetti con artisti della musica pop, è stato protagonista dello showcase del Firmacopie che hanno fatto tappa al parco commerciale di Casa Massima, dove non sono mancati i fan della prima ora fino a quelli più piccoli accompagnati da mamma e papà. Ragazzi, voi avete già comprato il vinile, anche perché è uscito il 10 maggio, immagino l'abbiate già ascoltato. Che cosa vi pare questo nuovo album? Oh, dai, è una bella cosa. Ci sono anche altri cantanti, comunque hanno un genere, diciamo, un po' diverso dal suo, però insieme crea tutta un'altra atmosfera molto più armoniosa. Qual è il brano che vi è piaciuto di più? Allora, personalmente quello con Fabri Fibra e Rocco Ante, però anche quello con La Sed, perché è molto caotico, molto diverso dagli altri. Avete già prenotato i biglietti per il tour? Ci sto pensando, il problema è che è lontano, però vedo di fare questa pazzia. C'è un evento che almeno possiamo vedere qua in zona, quindi possiamo finalmente portare i bambini a vedere questo J-Ax. È il mio uno dei miei cantanti preferiti, quindi approfitto per questo evento. Da sempre interpreti di un disagio interiore e sociale, di una ribellione contro l'ordine costituito, narrati dal sound punk, gli Articolo 31 si preparano al grande concerto del 9 ottobre al Forum di Milano. Vorrei in futuro partecipare a un concerto, in realtà non l'ho ancora fatto perché ero piccolo quando si poteva partecipare.